Bentornati alla quarta e ultima lezione che, nell'ambito dello studio della psicologia dello sviluppo, dedichiamo al psicologo Jean Piaget. Nel corso dei video precedenti abbiamo analizzato i primi tre stadi dello sviluppo teorizzati da Piaget: lo stadio sensomotorio, quello preoperatorio e quello delle operazioni concrete. Ci rimane quindi da analizzare soltanto lo stadio delle operazioni formali, quello che va dai 12 ai 16 anni. In questo periodo l'adolescente continua a svolgere operazioni di classificazione additiva e moltiplicativa e di seriazione additiva e moltiplicativa, ma a differenza dello stadio precedente, adesso è in grado di farlo anche su idee e conoscenze astratte. Difatti, Piaget fa notare come il seguente test non si è risolto tipicamente prima degli 11 anni, ovvero Edith è più bionda di Susan che è più castana di Lily. Quale delle tre è più scura? Ebbene, il bambino che si trova nello stadio operativo concreto dovrebbe svolgere semplici operazioni di seriazione, quindi di ordinamento in base al colore dei capelli. Tuttavia, l'uso di termini complementari come biondo, castano e la relativa astrazione del problema, Edith, Susan e Lily non sono fisicamente presenti, impediscono al bambino di risolvere completamente il problema. Ciò invece non accade nella fase delle operazioni formali. In questo stadio, infatti, il bambino riesce ad applicare le operazioni di classificazione e di seriazione anche con cose non visibili che non sono di fronte a lui. In virtù di una simile caratteristica, il dominio di queste operazioni si estende da un aspetto puramente concreto ad uno di carattere astratto, appunto. Tuttavia, emergono anche nuove operazioni che prima non erano delineate nella mente del bambino. Un esempio è rappresentato dalle operazioni di combinazione che si possono spiegare prendendo in considerazione degli oggetti costituiti da due caratteristiche, ad esempio delle tessere di forma quadrata oppure circolare e di colore bianco oppure nero. È chiaro che le due caratteristiche si combinano in quattro modi, ossia tessere quadrate bianche, QB, tessere quadrate nere, QN, tessere circolari bianche, CB e tessere circolari nere, CN. Ora, consideriamo una scatola che può contenere tali tessere. Il problema è quello di determinare quante evenienze si possono verificare in relazione al tipo di tessere presente nella scatola. Ora, la soluzione più completa consiste nell'asserire che nella scatola può non esserci alcun tipo di tessera, oppure ci possono essere solo tessere di tipo QB, solo tessere di tipo QN, solo tessere di tipo CB o solo tessere di tipo CN. Queste quattro opzioni qui. Però c'è anche la possibilità di trovare tessere di tipo QB e tessere di tipo QN, oppure solo tessere di tipo QB e tessere di tipo CB, e così via. Si individuano insomma un elenco di combinazioni pari a 16, che vedete riportato in questa tabella. Ora proviamo ad affrontare un problema un po' diverso. Per ciascuno dei 16 casi possibili, ci chiediamo, inserendo la mano nella scatola e tirando fuori alcune tessere a caso, quale tipo di tessere possiamo estrarre? Ebbene, nel caso di totale assenza di tessere, non possiamo estrarre alcunché. Però, nel caso in cui abbiamo tessere QB, possiamo estrarre solo tessere di tipo QB. Nel caso in cui abbiamo tessere di tipo QB più tipo QN, possiamo estrarre solo tessere QB, solo tessere QN oppure tessere di entrambi i casi. Ebbene, in questo secondo problema, le operazioni di combinazione possono essere lette anche come delle operazioni tra proposizioni logiche. Basta stabilire la seguente corrispondenza. Q rappresenta la proposizione estraggo tessere quadrate. C significa che poi qui rappresenteremo con Q corsivo, significa estraggo tessere non quadrate. B rappresenta la proposizione estraggo tessere bianche. N, che viene indicato con B corsivo, la proposizione estraggo tessere non bianche. Ora, tra ciascuna coppia di caratteri si può trovare il connettivo logico E, ad esempio estraggo tessere quadrate e tessere bianche, che noi indicheremo con questo segno di apice. Oppure possiamo trovare il connettivo logico O, oppure, quindi la disgiunzione inclusiva, che indicheremo invece con questo segno della freccia verso il basso. La disgiunzione inclusiva, la disgiunzione inclusiva permette che si possa verificare anche l'estrazione di tessere di entrambi i tipi. Ora, le combinazioni individuate in precedenza possono essere quindi ricondotte a delle proposizioni logiche secondo una struttura che presenta forti analogie.
Proprio seguendo queste osservazioni, Piaget dà dunque una spiegazione del perché strutture di questo tipo affiorano nella mente dell'adolescente nel medesimo stadio delle operazioni formali. Ora, effettivamente, appare difficile pensare che un ragazzo tra i 12 e i 16 anni possa padroneggiare in modo completo questo ragionamento formale fatto fino a questo punto. D'altro canto, però, effettivamente, Piaget sottolinea come l'adolescente adotta uno schema simile a questo e quindi ragiona in modo formale quando affronta dei problemi pratici. E un esempio è l'esperimento che viene condotto da Piaget sul pendolo. Si chiede ad un adolescente, nello stadio delle operazioni formali, di svolgere un esperimento con un pendolo, cioè uno strumento che è costituito da una massa appesa ad un filo che oscilla. Il pendolo dell'oscillazione è il tempo impiegato dalla massa oscillante per compiere un percorso di andata e di ritorno al punto di partenza. Questo è il periodo dell'oscillazione. Ebbene, vi sono varie qualità, quantità in gioco che possono incidere sulla durata del periodo di oscillazione: la lunghezza del filo, la grandezza e la forma della massa, l'ampiezza dell'angolo da cui inizia l'oscillazione. Ora, i bambini che non hanno ancora raggiunto il periodo delle operazioni formali sono disorientati di fronte ad un problema del genere e non c'entrano l'approccio concreto. Invece, gli adolescenti nel periodo formale affrontano il problema in modo sistematico e organizzato, bloccando di volta in volta tutte le grandezze tranne una e osservando, in corrispondenza di variazioni di quella grandezza, se il periodo del pendolo varia. Ad esempio, bloccano tutte le grandezze tranne la lunghezza del filo e si chiedono se il periodo di oscillazione varia. Questo corrisponde a ragionare proprio in modo formale, perché se la lunghezza varia, proposizione Q, allora è vero che il periodo varia, proposizione B. Oppure, se il periodo non varia, abbiamo la proposizione B corsivo. E analogamente si può fare per tutti gli altri fattori. E quindi in questo modo che Piaget spiega anche quello che è il periodo delle operazioni formali e quindi conclude, diciamo, quelli che sono i quattro stadi delle operazioni. Nel corso del prossimo video, una volta concluso il discorso su Piaget, incontreremo un altro importante psicologo nell'ambito del cognitivismo, lo psicologo bielorusso Lev Vygotskij.